Un cordiale benvenuti ai telespettatori, ben ritrovati per l'edizione delle 14 del TG6 che si apre occupandosi della TUA, l'azienda di trasporto pubblico abruzzese. Sembra ormai incolmabile, infatti, la distanza che separa i vertici di TUA e i sindacati sulla vicenda riguardante le assunzioni e le altre problematiche evidenziate dalle organizzazioni sindacali. Questa mattina si è svolto il presidio sotto la sede di TUA a Pescara e domani sono previste 4 ore di sciopero. Paolo Renzetti. Segretario, quali sono le problematiche che state affrontando con TUA? Le problematiche sono ormai stratificate da tempo, oltre alla carenza di personale c'è il problema delle relazioni industriali, che è la prima problematica, tant'è che il direttore generale di TUA ha sotteso anche un impegno che si è preso in commissione di vigilanza. Questa governance oggi sta di fatto tagliando il ramo su cui è seduto a danno della collettività abruzzese e dei lavoratori di TUA. Noi ci auguriamo che la politica, ad oggi totalmente silente, entri per una volta su questa tematica che tra l'altro è la seconda voce di spesa di Regione Abruzzo. Ormai da 4 anni, da quando si è insediato il presidente Giuliante e il direttore Di Pasquale, non c'è alcuna possibilità di dialogo. È un'azienda autoreferenziale che pensa di poter disporre della forza lavoro a proprio piacimento e si è dimostrata arrogante addirittura anche al cospetto della commissione di vigilanza e al cospetto dei consiglieri regionali. Noi invece abbiamo bisogno di un'azienda con la quale si possa avere un dialogo, dove ci siano delle normali relazioni industriali. Noi vogliamo ricordare che siamo quelle stesse organizzazioni sindacali che nel 2015 diedero origine a TUA, ponendo fine a quel poltronificio che c'era all'epoca con 3 aziende regionali di trasporto, e non meritiamo assolutamente di essere trattati in questo modo. Ad oggi il quadro dei dipendenti è di all'incirca di 1300 dipendenti. Se voi potete pensare all'inizio, quando si è creata TUA vantava 1600 dipendenti, nell'arco di 5 anni abbiamo perso 300 maestranze all'interno della TUA. Il problema è che noi, come ripeto, nella commissione di vigilanza il direttore ci aveva dato spazio di un incontro, martedì abbiamo avuto l'incontro, sperando, partendo da un foglio bianco e senza nessun tipo di pregiudizio, ma l'azienda però alla fine quell'incontro non è andata a buon fine, perché l'azienda praticamente è rimasta sulle sue posizioni. È un giorno importante perché c'è questo sit-in, domani lo sciopero, e siete decisi ad andare avanti in questa protesta? Senza dubbio, noi abbiamo attivato tutti i meccanismi che sono necessari, compresa la leva legale, per poter avere ragione di questa aberrazione, perché questa società, invece di diminuire il precariato, lo sta incrementando all'ennesima potenza, cioè sta assumendo ragazzi da trattare peggio degli interinali. Quindi siamo a zero proprio, non c'è stato nessuno spiraglio nella riunione che abbiamo fatto ieri, pertanto noi andremo avanti fino a quando sarà necessario. La cronaca, duplice arresto a Pescara per truffa aggravata. Gli agenti della squadra mobile della Questura di Pescara, al termine di un'indagine lampo, hanno arrestato 2 campani per una truffa ad un'anziana di 83 anni. Sentiamo. 2 persone sono state arrestate dagli agenti della squadra mobile della Questura di Pescara per truffa aggravata ai danni di una donna 83enne. In manette sono finiti 2 giovani di 36 e 29 anni, arrivati in trasferta dalla Campania, e che, come appurato dagli inquirenti, con artifici e raggiri erano riusciti ad impossessarsi di monili in oro della donna. I 2 sono stati fermati su un'auto intercettata per un controllo e al cui interno c'era il bottino. Siamo riusciti a individuare una macchina che ci è apparsa subito sospetta, e per cui l'abbiamo fermata ed eseguito un controllo, rinvenendo subito dell'oro nascosto in un fazzoletto occultato in un vano dell'auto. Era da subito evidente che l'oro non fosse di proprietà dei 2 occupanti della macchina, che erano 2 persone in trasferta arrivate da fuori regione, e siamo risaliti ad una
una truffa subita da una signora di 83 anni residente a Pescara. Le modalità sono quelle che si possono dire ormai consuete, nel senso che è un modus operandi che si sta ripetendo, ovvero quello della telefonata del nipote in difficoltà che ha bisogno urgente di denaro. In assenza di denaro vengono presi i preziosi, tra cui anche ricordi di famiglia, fedi nuziali e quanto in possesso della signora, comunque della vittima, che in quel momento si trova in casa, e contestualmente si cerca di allontanare eventuali parenti o persone di fiducia che vengono impegnate in altre telefonate o comunque inviate ad esempio in uffici postali. È importantissimo l'impegno delle potenziali vittime, comunque delle persone che assolutamente non devono lasciare accedere alla propria abitazione terzi estranei, e devono cercare di identificare immediatamente, devono cercare di identificare per quanto possibile il loro interlocutore telefonico, ricordando che in ogni caso non ci sarà mai nessun appartenente alle forze dell'ordine o funzionari di altro tipo di agenzie o uffici che verranno a casa a richiedere soldi o beni preziosi. Per cui, in caso di dubbi, per favore contattate immediatamente i numeri di emergenza. E siamo alla cronaca. La notte scorsa, intorno alle 3, presso l'agenzia Caripe di Via Duca degli Abruzzi a Cepagatti, ignoti hanno fatto esplodere lo sportello automatico Bancomat con la cosiddetta tecnica della marmotta. All'interno dell'apparecchiatura sono state trovate alcune mazzette da 50 e 20 euro. Gli ignoti, come appurato dagli inquirenti, non hanno portato via alcunché. Ora sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Pescara. Sul posto sono intervenuti militari del nucleo investigativo e della sezione operativa di Pescara, oltre a personale della stazione territoriale di Cepagatti. Per qualche ora via Duca degli Abruzzi è stata chiusa al traffico per le operazioni di bonifica da parte degli artificieri dell'Arma di Chieti. E voltiamo pagina. A pochi giorni dalla giornata internazionale dedicata all'acqua, che si è tenuta il 22 marzo scorso, la nuova interruzione idrica che costringe 25 comuni della provincia di Chieti a stare senza acqua nella giornata odierna riaccende i riflettori sulle reti idriche della nostra regione e i problemi di dispersione dell'acqua. Secondo l'ultimo rilevamento Istat, infatti, l'Abruzzo è tra le peggiori in Italia per dispersione di acqua. Stefano Recanati. L'ultima rottura di una condotta idrica della Sasi ha costretto nella giornata di oggi 22 comuni a restare senza acqua fino alle prime ore dell'alba di domani, 25 marzo. L'interruzione è dovuta alla necessità di lavori di riparazione della condotta principale in località Piano Carlino di Casoli. Di conseguenza, in diversi comuni i sindaci hanno deciso di chiudere le scuole per ragioni igienico-sanitarie. L'approvvigionamento per eventuali forniture di soccorso di ospedali e vigili del fuoco, il punto di prelievo in località Marcello a Lanciano, al serbatoio denominato passaggio a livello per mezzi muniti di motopompe. Questo è l'ultimo in ordine cronologico di interruzioni idriche che negli anni ha creato non poche difficoltà agli abitanti della regione, problemi che sono stati fotografati anche nell'ultimo report Instat sull'acqua. In Abruzzo, 3 capoluoghi di provincia su 4 superano la media nazionale per quanto riguarda le perdite idriche, con Chieti maglia nera d'Italia con il 71,7% dell'acqua immessa che si perde nella rete. Seguono poi Pescara, 58,9%, e L'Aquila, 50,7%. L'unico comune abruzzese al di sotto della media nazionale dei comuni capoluogo e città metropolitane è Teramo, con il 28,6%. Nei comuni di Chieti e Pescara le perdite hanno superato i 100 metri cubi al giorno. Nel capoluogo, invece, la dispersione va dai 25 ai 39 metri cubi al giorno per chilometro di rete, mentre a Teramo il dato si ferma al di sotto dei 14 metri cubi. Sempre dai dati Istat, emerge che nel 2021 il 30,8% delle famiglie abruzzesi non si fida a bere acqua dal rubinetto, mentre il 18% lamenta irregolarità nell'erogazione di acqua. E a proposito di acqua, gli agricoltori pescaresi, chietini e teramani dovranno pagare il 30% in più al consorzio di bonifica Centro per l'irrigazione dei campi. E questo perché l'ente consortile non riesce a riscuotere dai suoi debitori. Giuseppe Dintino.
Il consorzio di Bonifica Centro non riesce a riscuotere dai propri creditori e allora alza il canone per gli agricoltori. L'ente pubblico gestisce l'acqua destinata all'irrigazione dei campi di 78 comuni, di cui 44 nel pescarese, ovvero tutti i comuni della provincia, a eccezione di Caramanico e Sant'Eufemia. 25 dei comuni sono invece nel Chietino e 9 nel Teramano. Quest'anno gli agricoltori dovranno far fronte ad aumenti del 30% e intanto il comune di Chieti deve al consorzio 2 milioni di euro, di cui 500.000 sarebbero già stati pagati nel 2021. Aca invece è in debito di ben 7 milioni e mezzo, senza considerare gli interessi di mora, e finora non ha raggiunto alcun accordo con l'ente consortile. L'allarme è lanciato dal consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli. Il tutto si riversa a carico degli agricoltori che sono vessati, diciamo, già dal caro gasolio, dalla mancanza di acqua nelle nostre condotte irrigue e adesso anche dal 30% in più di canone del consorzio di Bonifica Centro a partire dall'anno 2022. Per il 2021 infatti è stato sospeso mentre hanno cominciato a pagare già le utenze extra agricole. Mentre tutto aumenta, dalla luce alla benzina, gli agricoltori quindi rischiano una stangata anche sull'acqua. Un bene sempre più prezioso tra siccità e sprechi nelle reti idriche. Blasioli ha chiamato a raccolta gli amministratori di centrosinistra affinché presentino delle mozioni nei rispettivi consigli comunali. Noi con tanti comuni che sono qui oggi in conferenza stampa, Pescara, Popoli, ma anche Manoppello, Montesilvano, Città Sant'Angelo, Sportore, Letto Manoppello e tanti altri, Scafa, stiamo presentando degli ordini del giorno o delle mozioni all'interno dei consigli comunali perché vogliamo impegnare i singoli sindaci a tutela del mondo agricolo, per fare in modo che i sindaci parlino con la Regione Abruzzo, fino ad oggi silente, anzi addirittura con degli atti anche contrastanti e oppressivi nei confronti del consorzio di bonifica, per fare in modo che almeno questi aumenti vengano azzerati, fortemente diminuiti o quantomeno che vengano previste delle rate in più, maggiori, per favorire il pagamento. Il rincaro, tra l'altro, non è nemmeno accompagnato da un miglioramento del servizio. Nella variazione di bilancio del consorzio, infatti, sono solo 30.000 gli euro destinati alla manutenzione. Ulteriori finanziamenti non sono previsti, nemmeno col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'annunzio sempre più green, assunzioni per i ricercatori, 20 ricercatori sulla sostenibilità dopo il soddisfacente risultato conseguito dall'Università d'Annunzio di Chieti e Pescara per essersi classificata tra gli atenei mondiali che contribuiscono allo sviluppo sostenibile. Saranno 20 i ricercatori dei settori green e innovazione che verranno assunti dall'Università d'Annunzio grazie a due finanziamenti ministeriali di 2 milioni di euro. 1 milione e 500 mila euro sono per i dottorati con i contratti di ricerca sull'innovazione. I restanti 800 copriranno i contratti di ricerca su tematiche green. Si tratta di fondi destinati a contrastare gli effetti della crisi conseguenza della pandemia. Fondi con i quali il Ministero ha deciso di sostenere misure a favore della ricerca scientifica attraverso contratti di ricerca a tempo determinato. La D'Annunzio dunque è sempre più green, lo dicono anche i risultati della UE Green Metric World University Rankings, la prima graduatoria mondiale che valuta l'impegno degli atenei che contribuiscono allo sviluppo di un'università sostenibile. Nella graduatoria mondiale degli atenei green, la D'Annunzio è balzata al 126esimo posto su 956 atenei di 80 paesi diversi. Una capacità di essere un ateneo green che la D'Annunzio ha portato anche all'Expo di Dubai, dove ha presentato il progetto per eliminare la presenza di plastica nei mari. E a proposito di sostenibilità, il tema del risparmio energetico è cruciale per il rettore Sergio Caputi, che ha avviato la ristrutturazione degli edifici universitari della D'Annunzio per renderli più sostenibili sotto il profilo energetico. A 3 milioni infatti ammontavano prima degli aumenti i costi dell'energia elettrica e gas annualmente. Ora, dopo il caro energia, è prevedibile che la spesa salirà a 4 milioni di euro. Si pone dunque l'esigenza di un risparmio.
Voltiamo pagina, settimana della cultura internazionale all'Istituto Tecnico Ettore Majorana di Avezzano, un progetto Erasmus che ha fatto incontrare e confrontare ragazzi di cittadinanza europea dall'Italia alla Grecia, dalla Croazia alla Polonia, tutti insieme sulle ultime tecniche robotiche. Conosciamo la mascotte di questi giorni di scambio culturale in Europa, quindi con l'area europea che viene vissuta qui in questa classe, conosciamo Emma. Ciao, sono Emma e sono l'amica umanoide della scuola. Si chiama Teen Einsteins, quindi piccoli geni, in questo caso della robotica. Il progetto Erasmus più dell'Istituto Tecnico Ettore Majorana della città di Avezzano, che ha visto protagonisti, studenti e docenti da tutta Europa, proprio nel cuore della Marsica. Si è respirata un'aria eccezionale di comunanza, di fratellanza, di amicizia, di scambio di idee, di scambio di professionalità. E noi sponsorizziamo da tanti anni questo progetto Erasmus, perché appunto consente ai ragazzi e ai docenti di incontrarsi, di confrontarsi e di parlare e di conoscersi meglio. Perché alla base di tutto, di tanti attriti, c'è la mancanza della conoscenza. Quando i ragazzi hanno opportunità di incontrarsi e di conoscersi, si eliminano tantissime barriere. Dal saluto di benvenuto ai saluti di arrivederci, i ragazzi e le ragazze si sono cimentati in vere e proprie gare, contest, con i propri gioiellini di robotica, totalmente ideati e costruiti da loro. Quindi, professoressa, qual è la funzionalità di questo robot? È un robot umanoide emozionale, ha un piccolo software di intelligenza artificiale per cui risponde a delle emozioni, quindi capisce se sto sorridendo, ora in questo momento ho la mascherina, non può farlo, capisce se sto sorridendo, se invece sono triste, mi segue con lo sguardo e risponde ad alcuni input che i ragazzi hanno programmato. Quindi il robot Emma come è stato utilizzato all'interno del progetto Erasmus? Ecco, allora l'abbiamo utilizzato per parlare con i ragazzi in inglese, per svolgere delle piccole attività, per far fare dei quiz con i ragazzi e per interagire con loro e con i nostri ragazzi in modo da creare quell'atmosfera gioiosa che contraddistingue proprio questo progetto. Torna a Pescara Saral Food, la fiera della ristorazione. Si svolgerà dal 27 al 30 marzo al centro fiere di Via Tirino. Arriveranno da tutta Italia gli espositori per la manifestazione che torna dopo 2 anni di stop. Vediamo. Presentata questa mattina a Pescara presso la sala giunta di Palazzo di Città, la Fiera Nazionale della Ristorazione e dell'Alimentazione, un appuntamento che torna dopo 2 anni di stop dovuti alla pandemia e che avrà oltre 150 espositori al Palafiere di Via Tirino. L'appuntamento si terrà dal 27 al 30 marzo prossimi. Ricominciamo con la 31esima edizione del Saral Food dopo questi 2 anni della pandemia che per noi del settore fieristico sono stati molto importanti perché non abbiamo lavorato per 2 anni, quindi questa è la prima edizione che si fa dopo 2 anni di inattività. Sì, ci sono 150 espositori provenienti da tutta Italia, in più nell'ambito della manifestazione ci sono varie iniziative come il Caraturo d'Oro, la gara dei cuochi che si svolgerà martedì, ci sono dei corsi per la birra, c'è il congresso dei balneatori che discuteranno delle nuove normative e tantissime altre attività. Il settore del turismo per noi è trainante, quindi fermandosi il settore del turismo è difficile, insomma, ecco. Poi non dimentichiamo un aspetto importante, che la pandemia ha fatto chiudere parecchi locali, parecchi bar. E speriamo che finita la pandemia si possa riprendere tutto come prima. Quanto è importante riprendere e ricominciare dopo 2 anni? È stato difficile perché bisogna innanzitutto ricollocarsi, riprendere tutti i vecchi contatti, tutti i vecchi espositori e convincerli a venire, perché sia per la pandemia, adesso con l'aumento dei prezzi dei carburanti, aumento dei prezzi del legno, del ferro, non è stato facile, però ci siamo riusciti.
E siamo allo sport. Dopo due infortuni, Marco Chiarella, attaccante del Pescara, è tornato in campo nel finale del derby contro il Teramo. Chiarella, classe 2002, punta a ritagliarsi uno spazio importante in questo finale di stagione, aiutando la squadra a conquistare il terzo posto. Stefano Recanati. Marco Chiarella, intanto le prime sensazioni dopo il ritorno in campo, anche se per pochi minuti, però l'importante era tornare. Sì. Diciamo che sto riprendendo la forma piano piano, ho subito un intervento, un infortunio che mi hanno tenuto fuori per parecchio tempo, però piano piano sto rientrando. A proposito di infortuni, il tuo secondo infortunio è più legato al primo che hai avuto, cioè all'intervento alla spalla, o poi è una cosa a parte quello che hai subito? No, no, è stato un guaio muscolare, non c'entra niente con la spalla. Ecco, questo infortunio, soprattutto il primo, ti ha costretto un po' a metterti da parte. Il mister puntava già dall'inizio, te l'ha fatto anche capire facendoti partire titolare nella partita contro l'Ancona, la prima. Ecco, ti senti di aver perso un po' un'opportunità, o adesso rientrerai per far vedere che comunque il mister non si sbagliava? No, è normale che stando fuori parecchi mesi si perdono delle occasioni, però ovviamente il mister prende le decisioni per il bene della squadra. Piano piano spero di tornare ad essere un punto importante per la squadra. Sei tornato in campo anche con nuovi compagni e ti devi trovare con altri movimenti. Ecco, che cosa sta dicendo questa seconda parte di campionato per il Pescara? No, stiamo indubbiamente facendo bene, sono arrivati giocatori importanti che insieme stiamo facendo bene per ora. I tuoi obiettivi quali sono da adesso alla fine della stagione? Ovviamente intanto cercare insieme alla squadra il terzo posto, e poi? L'obiettivo è dare il massimo, aiutare la squadra con tutte le mie possibilità per cercare di arrivare a un obiettivo comune. Ecco, tu sei uno dei maggiori artefici della promozione con la Primavera, adesso cercherai anche di portare qualcosa di positivo alla prima squadra, cioè tornare in Serie B. Quello è l'obiettivo fondamentale che ci siamo posti dall'inizio, faremo il massimo, io farò il massimo. Ecco, per chiudere, domenica c'è una partita fondamentale col Pontedera, l'andata non avevate fatto bene, avete perso, c'è stata un po' quella crisi avviata proprio da lì. Ecco, sarà tutt'altra partita, tutt'altra gara e tutt'altro Pescara soprattutto. Indubbiamente, da adesso in poi le partite saranno tutte allo stesso livello, tutte delle finali, perché comunque ci sono squadre che hanno obiettivi diversi dai nostri e puntano a vincere come dobbiamo farlo noi, e quindi saranno tutte partite difficili. Per dar fiato anche agli altri compagni che hanno giocato di più, ti aspetti che potresti partire titolare o c'è bisogno ancora di più tempo? Sono scelte che prenderà il mister, per adesso non si sa niente, vedremo in settimana e sapremo di più. E in casa Teramo, ultimi giorni di preparazioni in vista della fondamentale, in ottica di salvezza, sfida di Olbia. Guidi sembra aver recuperato Azio Osmanovic, che sarà in panchina, mentre Bernardotto resta ancora in dubbio per il match. Intanto del finale di stagione e delle ultime due gare che hanno visto il Diavolo non subire gol, ha parlato il difensore Marco Soprano, che ascoltiamo. Marco, oltre ai 4 punti nelle ultime due gare, è anche una bella sensazione, credo, tenere la difesa a 0 senza subire voto. No, sì, è fondamentale, anche perché ti dà quell'autostima in più e ti fa giocare con più sicurezza, soprattutto tutta la squadra, ma anche per noi difensori è una cosa importantissima. L'abbiamo cercata e abbiamo lavorato tanto durante la settimana e per ora ci è riuscita in due partite a tenere la porta inviolata. Dei difensori centrali che stanno giocando tutti bene, secondo me, e ovviamente sono tutti di livello, e ovviamente la prestazione, se è positiva, anche la tua prestazione personale diventa positiva. Diciamo che un po' tutto il campionato che siamo stati un po' altalenanti di risultati. Ne abbiamo parlato col mister, tra di noi e tutto. Stiamo cercando di tenere, diciamo, un certo livello, la continuità e anche durante la partita e tutto. No, penso che è una gara fondamentale, forse anche una delle più importanti, perché hanno gli stessi nostri punti e adesso mancano poche partite al termine. E sicuro dobbiamo andare a cercare di portare a casa qualche punto. Sotto stanno facendo tutte bene e quindi non possiamo
calare quello che stiamo facendo e dobbiamo pensare a noi stessi. Sì, volentieri, ti ripeto, sarebbe meglio la vittoria, però adesso in questo punto della stagione l'importante è portare a casa dei punti. Il TG6 si ferma qui, vi ricordo che i contenuti del TG sono anche consultabili sul canale YouTube di TV6 e all'indirizzo www.tv6.it. Grazie per essere stati con noi, il TG torna questa sera alle ore 19. Arrivederci.